Ci sono oggetti semantici, per così dire, impalpabili e oggetti, per certi versi, concreti e quindi predisposti al contatto. I primi si presuppongono inanimati e i secondi, invece, potrebbero anche essere animati. In tal senso, ed è quello che accade in molte delle poetiche qui prese in esame, gli oggetti semantici rincorrono la fisicità, che è a loro negata per definizione, rivendicando una presenza, e gli oggetti concreti, in quanto fisici, tendono alla loro sparizione. Il fatto che la sparizione accada per eccesso o, se preferite, per eccedenza di visibilità, non fa altro che rincarare la dose in quanto è riconciliazione dei contrari e apologia del paradosso, e quindi è come se inseguissero la possibilità di una assenza. Derrida diceva: se ne parla sempre per figure, e i nostri termini oggetto non sono nient'altro che figure, o, se preferite, rappresentano i tentativi di definire il flusso delle figure che scorrono nel testo. Traslando nei territori letterari di Vito Bonito, ad esempio, troviamo i bianchi, i sangui, le figurine, le statuine, le bambine, i cani, le manine, che sono alcuni tra i termini oggetto che Bonito assume come campionamenti della sua intera poetica. Sono tutti concreti e reali, ma rinviano ad un effetto semantico pluristrutturato che prolunga la realtà verso una crudeltà idealizzata da cui tutto parte e a cui tutto ritorna. E non solo, tutti i termini oggetto di Bonito sono simulacri. La ripetizione ossessiva li trasforma in tracce quasi fantasmatiche, ma comunque conservano un peso originario. Per questo, forse, bisogna liberarsene. Ed è proprio ciò che accade. La liberazione di Bonito si dà nella gettata dei suoi termini oggetto, ovvero delle figure con cui si fa giocare dalla crudeltà, o, se preferite, con cui si prende gioco della crudeltà. Vito Bonito. Aveva un titolo che era invecchiare male. Leggo da dei libri, spero poco e diciamo in modo non noioso. Il primo è La fioritura del sangue. La nave deve fallire, lui sa. Perché s'allontana il sorriso. L'animale si avvicina, apre le piaghe. Le piaghe sono tavole del silenzio. L'animale osserva il silenzio, poi si allontana. L'animale si avvicina come una scia si vede, come un pallore, un tremore, porta la pietà, il perdono, poi si allontana. L'animale vive senza morte, vive come un lamento lontano. L'animale si avvicina, piange luce, mi dice, un servo di luce e un servo che brucia. Poi si allontana. Piange l'animale l'odore di chi muore. Qui è la sua dimora, qui morire vuole. Vado al libro dopo, soffiatia. La mia infanzia fu triste come un sudario. Allora mi sposerò per avere molti bambini. Vedi quella foto? E Dio, quando sono morta. Le vere persone diluite
avvengono all'alba, fanno a pioggia i respiri, cadono a mille dal cielo, a scintille. Le astrazioni non ti salveranno, il Dio ha detto, i pesci brillano di luce propria, non dormono, non hanno occhi. I fiorellini nel prato all'infinito respirano insieme. La benzina apre la fame mattutina. Il digiuno fa sognare cani e bambini sull'altare. Il padre spesso le accompagnava al cimitero, bisbiglianti figurine, bestie divine. Usa il coltello, comincia da sinistra, la gola è perfetta, mantieni la promessa, tieni per mano. E finisco con l'ultimo libro, Fabula Rasa, che è un libro che nasce dalla nascita di mia figlia, e diciamo, sono drammi, diciamo così. È un libro a due voci, vi accorgerete poco, insomma, quando parla uno, quando parla l'altra. Il segnale della bambina bianca, perché queste sono le 14 sezioni poi intervallate da altri testi, il segnale Pewe, che diciamo è questo nome d'agito prenatale, diciamo. Chiamatemi Pewe, la bianca falena, l'infanta altalena che scende e risale. Io parlo i pesci, le api, la neve di valle, divento di rame, le acque, l'ossame, persino la fame. Io parlo la pietra, la bolla, l'anguilla, sono il fumo, lo splene, il niente e nessuno, le mani di sangue già piene. Sono il tuo scaccomatto, lo schianto, l'autoritratto di te a testa in giù, io sono l'astratto, l'incanto, il caucciù. Sempre ragionando in termini metalli verbali, si potrebbe dire che Bonito arrivi a designare delle vere e proprie macule significanti, e questo dispositivo che io nell'opera ho ribattezzato come progressione a spruzzi è ciò che caratterizza e definisce la sua scrittura in termini propriamente areali. L'io di Bonito è un noi mondo aperto, fin troppo aperto e quindi anche vulnerabile, tanto a frantumarsi in tante piccole parti, e sono proprio quelle parti che si rendono disponibili. Il disponibile in metafisica è per sua stessa natura esteso o, se preferite, spazializzato, no? E Bonito, padrone di questo assioma, crea un dispositivo di livelli interconnessi, cioè individua i piani del discorso, li prosciuga in un segno stilizzato e li mette loro nello spazio. E questa pratica possiamo definirla molto tranquillamente, molto semplicemente, esposizione. E il titolo che abbiamo inteso dare a quest'opera trova quindi Bonito la sua esemplificazione più abnorme. Egli di fatti espone le proprie posizioni e così facendo le depone, spazializzandole sulla pagina. Quindi Bonito non conduce il suo soggetto sensibile alla visitazione degli oggetti, non li evoca per entrarvi dentro, li evoca per uscirne. E paradossalmente questa liberazione
degli oggetti avviene solo nella loro riproposizione all'infinito. Ma questo fa parte comunque di quel gioco che Bonito pratica da sempre, no? Che consiste nella, non tanto nel giocare con la scrittura, ma nel farsi giocare dalla scrittura. E se è vero che la scrittura serve solo nella tensione diretta col sistema significante, ecco che Bonito salta lo scoglio del significato, giustapponendo tutta una serie di significanti interconnessi.